Nell'ambito della rassegna letteraria Voci del Mediterraneo, nella quale vengono presentati libri tutti dedicati al Mare Nostrum, selezionati dal direttore artistico e giornalista Antonio Corbisiero, stamane 12 aprile, presso il liceo Torquato Tasso di Salerno, si è avuto l'incontro con la affermata scrittrice di romanzi gialli Ben Pastor, che ha presentato l'ultima indagine dell'investigatore Elio Sparziano, La morte delle sirene, edito da Mondadori. Elio Sparziano è un condottiero romano che ai tempi dell'imperatore Diocleziano comanda un'ala dell'esercito, ossia 1000 soldati a cavallo. Mescolando dati storici e dati immaginari, narra una complessa missione diplomatica e un'indagine per omicidio condotte dal comandante Sparziano tra l'Italia meridionale e Roma nell'anno 306 d.C. Il romanzo è in gran parte ambientato a Sorrentum e dintorni, tra cui Salernum, luoghi tradizionalmente noti come Terra delle Sirene, poiché nell'antichità si credeva che li abitassero le mitiche creature, annegatesi in mare dopo aver fallito la seduzione di Ulisse e dei suoi compagni. Ben Pastor all'anagrafe italiana Maria Verbena Volpi, all'anagrafe statunitense Verbena Volpi Pastor, è una scrittrice italiana naturalizzata statunitense. Laureata in lettere con indirizzo archeologico presso l'Università La Sapienza di Roma, subito dopo aver terminato gli studi si trasferisce negli Stati Uniti e qui compie una rapida gavetta accademica e diventa docente di scienze sociali presso numerose università. Nel contempo, accanto ad un'intensa attività saggistica e didattica, dall'etnomusicologia al femminismo e letteratura, dall'archeologia greca e latina alla storia dell'immigrazione italiana in Vermont, si cimenta nel giallo storico, scrivendo decine di racconti per le principali riviste di letteratura poliziesca. Due serie poliziesche hanno però reso celebre la Pastor, una ambientata nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, che ha come protagonista Martin Bora, tormentato ufficiale investigatore tedesco, ispirato alla figura di Klaus Stauffenberg, l'attentatore di Hitler nel 1944, e l'altra, nella quale si inserisce il libro presentato stamattina, ambientata nel IV secolo d.C., con protagonista uno storico detective realmente esistito, Elio Sparziano, Elius Sparzianus, nome forse fittizio dietro cui si nasconde uno dei compilatori dell'Historia Augusta. Il titolo scelto per questo sesto episodio della serie costituisce un importante messaggio che va ben oltre la semplice scelta editoriale. Le sirene sono, giustamente è stato osservato, delle divinità pericolose, perché sappiamo tutti che quando Odisseo è sulla nave e le sirene lo stanno attirando verso gli scogli, le galle si chiamano tuttora, che poi fracasseranno la nave. Allo stesso tempo però hanno un canto irresistibile, quindi hanno una loro valenza per farci aspirare a qualcosa, altrimenti restiamo in barca e giriamo più o meno nella bonaccia, quindi sono importanti. Quindi la cessazione di una ispirazione è parte del messaggio, cioè dobbiamo mantenere degli ideali, perché alla fine degli ideali, infine, con tutti i rischi che sono legati a seguire gli ideali, è una brutta cosa. E la morte delle sirene non è tanto loro che si precipitano in mare perché non sono riusciti a distruggere la nave di Odisseo. In realtà è la fine degli ideali, è un momento in cui gli ideali romani vengono a finire e quindi in un certo senso è un ammonimento, non dimentichiamo gli ideali, ed è un ricordo di quello che succede quando li lasciamo andare. Ed è quello il messaggio credo di far passare, che pur scrivendo gialli, come ha detto il dottor Notari, cerchiamo di veicolare altre cose, raccontare anche altre cose. Essere curiosi, studiare un'altra lingua, avere il coraggio di lasciare casa per fare esperienze importanti, sono poi alcuni consigli che la Pastor dà ai ragazzi che con varie domande l'hanno sollecitata, ma soprattutto non permettere a nessuno di porre ostacoli nella realizzazione dei propri progetti di vita. Sarà il modo migliore per affrontare il complesso e difficile mondo che noi adulti abbiamo loro lasciato.